Questa è la prima iniziativa che si fa in apertura della stagione primavera-estate. Alla Fondazione Vivarelli, nelle zone periferiche di Pistoia, è stato presentato il libro di Antonio Frintino, Antigone, Didone e Penelope, insieme all'inaugurazione della mostra Donna Viva, dell'artista Eva Ingargiola. Il pomeriggio della Fondazione è stato dedicato infatti alla lettura dell'opera scenica di Frintino e all'inaugurazione di dipinti e poesie che compongono la piccola mostra finalizzata a valorizzare la donna e le sue sfaccettature. Con questa mostra proprio dedicata completamente alle donne, una mostra di sole donne, fotografie, quadri di sole donne, quindi è importante, credo, dare questo segnale, ecco, che abbiamo, no, ovviamente anche con l'iniziativa di Frintino sul piano teatrale, quindi sono due iniziative, una mostra e una di teatrale che vogliono ricordare questo avvenimento, questa festa della donna l'8 marzo. Sono tre donne che direi rappresentano a pieno titolo non soltanto la grandezza della donna, ma anche tutti i motivi che hanno condotto, diciamo così, a forme di violenza. Antigone dà la sua vita per l'amore fraterno e contro il potere di Creonte. Didone muore anch'essa abbandonata da Enea e Penelope sappiamo che per moltissimi anni fu tradita dall'astuto Odisseo. Questo va a significare che a distanza di 25 secoli tanti problemi ancora continuano a esserci. Rappresentano le donne in tutte le loro sfaccettature, in tutti i loro colori, tutte le sfumature, tutte le emozioni. Vogliono lasciare un messaggio profondo e chiaro all'osservatore, di ricercare la nostra interiorità attraverso un viaggio appunto profondo di noi stessi e di ricercare la bellezza sempre in tutte le forme.